È finita la beta, o perlomeno sta per finire la beta di New World. E oggi volevo farvi un po' di considerazioni di quello che è stato il gameplay, di tutto quello che ho provato durante appunto queste settimane di beta. Bentrovati a tutti in questo nuovo video, oggi tutto dedicato a New World, visto che domani è appunto l'ultimo giorno della beta, il 2 agosto si concluderà tutta la fase di closed del test che abbiamo fatto fino adesso e volevo darvi alcune delle mie considerazioni, visto che comunque ci ho giocato abbastanza, diciamo non mi sono lasciata troppo andare visto che era una beta e poi mi scoccia dover rifare tutto, però diciamo che ho testato quello che dovevo testare e mi sono divertita tantissimo nel farlo. Ma andiamo per ordine. Per chi non conoscesse New World, è il nuovo MMORPG di Amazon che uscirà il 31 agosto. Il 31 agosto ci sarà finalmente il lancio ufficiale, dopo che è stato rimandato per più di un anno, perché l'anno scorso già avevamo provato insieme una preview che, lasciatemelo dire, era estremamente diversa rispetto al gioco che abbiamo provato in queste settimane. Almeno io ci ho trovato veramente tante differenze, sia dal punto di vista del leveling che dal combat, l'utilizzo delle armi in generale. Quindi andiamo per gradi. Il gioco si presenta con un'ambientazione coloniale, quindi siamo in un periodo storico abbastanza particolare per un'ambientazione MMORPG, visto che appunto non è il solito fantasy o sci-fi classico che siamo abituati a vedere negli MMORPG. Quindi ambientazione molto particolare, comparto visivo e audio pazzesco. Ovviamente questo non viene gratis, nel senso che il computer è messo comunque a dura prova, dipenderà molto da che tipologia di PC avete, però in generale ho notato che il mio PC raggiungeva la temperatura delle stelle, specialmente adesso che siamo in estate. C'è da dire che io sono anche in live mentre ci gioco spesso e volentieri, però ho notato che il computer comunque, cioè specialmente la mia GPU ci stava dando dentro, si raggiungono delle belle temperature importanti. C'è da dire che si può diminuire ovviamente la risoluzione, si possono diminuire i dettagli grafici, però in un gioco bello come questo diciamo che tecnicamente vuoi tenere tutto pompato, non dico al massimo, ma almeno ad alta qualità, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte. E graficamente New World si presenta assolutamente molto bene. Tornando a parlare invece di quelle che sono le feature del gioco, vorrei parlarvi in generale di come viene buildato un personaggio e di quella che è stata la mia esperienza nel livellare. Livellare è abbastanza veloce, non richiede troppo farm, non richiede neanche tantissimo tempo. Io sono arrivata bene o male a livello 25-26, non mi sono spinta troppo in là perché appunto non avevo voglia poi di rifare tutto. Però diciamo che alla fine, facendo un po' di quest, si livella abbastanza in fretta. Tra l'altro, a meno che non ci siano mille persone che devono fare la stessa vostra quest, sono anche abbastanza veloci da fare. Quindi ecco, diciamo che il leveling secondo me non richiederà troppo tempo. Tra l'altro, una cosa molto bella di questo gioco è che con un solo personaggio si possono fare un sacco di cose, perché il gioco, il New World, non ha le classi. Quindi abbiamo un building molto aperto in cui voi potrete scegliere di inserire le vostre statistiche, le statistiche della build che volete fare sul vostro personaggio. Quindi abbiamo delle build ad esempio basate più su forza, altre su costituzione, altre ancora magari vanno su intelligenza, quindi in base all'arma che decidete di usare farete una build piuttosto che un'altra. Quindi andrete a customizzare le statistiche del vostro personaggio. Cioè magari chi vuole andare più su un glass cannon, quindi farà magari un personaggio tutto strength, oppure tutto dexterity, o ancora tutto intelligence. Chi vorrà bilanciare metterà magari un po' di costituzione. Chi vorrà tankare metterà quasi tutta costituzione e metterà magari un pochino di forza. Cioè in base comunque a quello che una persona decide di fare. Le armi sono provabili tutte quante, si possono giocare tutte, non c'è nessun tipo di chiusura in merito, dipende appunto, come dicevo prima, dalla build che una persona vuole fare, perché alcune scalano su determinate statistiche, altre scalano invece su altre. Ad esempio, le armi da mago, abbiamo la staffa della vita, che è un'arma da healer e scala su saggezza. Abbiamo la staffa del fuoco, il guanto da ghiaccio, che scalano invece ad esempio su intelligenza. Mentre altre hanno delle statistiche secondarie, per esempio la lancia scala su forza come statistica primaria e su destrezza come statistica secondaria. Ciò vuol dire che si potranno fare comunque delle build ibride.
Ad esempio, ci sono tante persone che utilizzano magari un personaggio healer con la staffa della vita e si fanno la build in saggezza, poi vanno ad utilizzare un oggettino praticamente che ti fa utilizzare la tua statistica primaria e la puoi modificare in qualcos'altro, ad esempio metterla su intelligenza, e quindi li vedi arrivare magari con una staffa del fuoco, oppure solitamente in realtà usano il guanto del ghiaccio agli healer perché è più comodo per fare CC. Oppure ancora ne ho visti utilizzare anche le big axe, le megascioni a due mani per i crowd control comunque che hanno, quindi fai una sorta proprio di support a tutto tondo in quel modo. Comunque ci sono tante build ibride che si possono fare e sono assolutamente funzionali. Di ibrido c'è anche il building delle armi, perché le armi vanno livellate. Quindi si prende un'arma, che può essere ad esempio, non so, spada-scudo, la si utilizza e utilizzandola si vanno a sbloccare i vari perk, le varie mastery, che andranno poi a formare la build della vostra arma. Ci sono due rami distinti. Solitamente la distinzione, ad esempio per la spada-scudo, abbiamo un ramo difensivo e un ramo d'attacco. Per altre armi di solito si distinguono tra build ad area e build più sul target singolo, o ancora magari build un attimo più veloci per fare più DPS possibile, mentre altre magari più focalizzate sul crowd control, quindi sui CC. In base a quello che volete fare, ogni arma ha due build diverse. Qui queste, come vi dicevo prima, si livelleranno semplicemente utilizzando l'arma. L'arma ovviamente viene utilizzata di solito in base anche alla build che avete fatto con le statistiche, ma non preoccupatevi perché le statistiche comunque si possono rerollare, cioè potete in qualsiasi momento andare a reimpostare le vostre statistiche, tra l'altro fino al livello 20 potete farlo gratis, dopodiché vi costerà. Sarà un attimo più problematico, però diciamo che comunque è fattibile, quindi è una cosa bella poter fare tutto con un solo personaggio, così non avete bisogno di farne millemila, anche se piuttosto che andare a rerollare ogni volta probabilmente è più conveniente andare a crearsene magari un secondo se si vuol fare magari un personaggio tutto buildato su forza e poi un secondo magari tutto buildato su intelligenza. Quindi consigliato magari provare più personaggi, ma in realtà potete fare benissimo tutto con uno solo. Per quanto riguarda invece la customizzazione dell'equipaggiamento, considerate che per ora la cosa è molto aperta, cioè ad esempio ci sono personaggi che utilizzano armi veloci, magari basate su destrezza, che però utilizzano armature heavy, perché poi vanno a mettere i castoni, vanno a mettere le pietre che danno statistiche aggiuntive, magari con la statistica che gli serve. Ad esempio uno si può fare un'armatura tutta plate, tutta heavy, e poi andarci a mettere magari dei castoni con delle pietre, con delle determinate statistiche che gli servono. Quindi diciamo che anche dal punto di vista delle armature è tutto abbastanza libero. Cambia ovviamente lo stile poi di combattimento, perché se si è in heavy non si potrà fare la capriola, magari che si può fare in medium. È molto stile Souls-like il combat, perché è un action, ma è un action particolare dove non avete una mega fluidità, avete comunque la stamina, quindi una volta che la stamina è finita non potete più schivare o rollare o bloccare, parare o qualsiasi cosa voi facciate con la stamina. Stessa cosa per quanto riguarda il mana per i maghi, ma vabbè, questo non penso di dovervelo stare a spiegare. Quindi abbiamo un combat che secondo me ricorda molto i Souls-like, mi sembra un po' un mix, mi piace tantissimo, secondo me può diventare veramente un combat interessante nel panorama MMORPG, perché non ne abbiamo tanti di questo tipo. C'è chi lo trova legnoso, posso capire che magari il dover parare, bloccare, schivare al momento giusto e senza una particolare fluidità possa magari confondere le persone, perché effettivamente appena ti approcci a questo tipo di combat ci vuole un attimino per prenderci la mano. Però secondo me è bello e particolare, a me non dispiace e anzi lo trovo molto skillato anche per i PvP, perché anche PvP parlando, cioè bisogna essere bravi comunque a saper mirare il punto giusto anche con le varie armi per colpire l'hitbox del nemico e quindi andare a fare danno. Combat assolutamente approvato per quanto mi riguarda, mi piace molto. Un'altra cosa estremamente soddisfacente ho trovato che sia l'impatto delle armi sui mob o comunque in generale sui nemici. Quando voi utilizzate un'arma, effettivamente l'impatto che ha è visivo e auditivo, cioè l'impatto sonoro dell'arma
lo si sente, lo si percepisce, cioè i suoni sono fatti molto bene e stessa cosa visivamente, ti dà davvero l'impressione di stare colpendo, specialmente questa cosa con le armi pesanti, ma in realtà un po' con tutte. Fatemi sapere, io mi sono trovata veramente molto bene, ho adorato il sonoro delle varie armi, bellissimo quando magari cali un'ascia a due mani e senti lo shklang proprio sul nemico. Hanno lavorato veramente molto su questi dettagli e sono felice che lo abbiano fatto perché aumentano l'immersione. Ah, che mi ha evitato la trappola. Gambizzato! La mappa per il momento è un terzo di quella che dovrebbe essere, Amazon ha già comunicato che comunque verrà ampliata, sarà fatta molto più grande, per il momento abbiamo comunque una parte appunto del tutto e la mappa è open world, è totalmente open tranne per alcuni dungeon, ci sono alcuni dungeon che sono ovviamente stanziati. Però per il resto è tutto esplorabile in modo assolutamente open. Ci sono i fast travel che però sono pochi e spesso e volentieri ti portano in posti molto lontani magari dalle quest che devi fare. Quindi ecco, questa è stata una lamentela un pochino della community che lo ha preso per un walking simulator, ha detto mio Dio ma io devo camminare così tanto per arrivare da quella parte o da quell'altra. Effettivamente c'è molto da camminare. Molti hanno chiesto le mount, però io penso che le mount rovinino un po' un gioco che nell'ottica ha molto PvP e deve essere comunque anche PvP in giro, cioè quando ti azzuffi con la gente è un po' complicato. Se poi alla mount, per carità, si può sempre inseguire, si può sempre scappare utilizzandole, però non lo so, è una meccanica quella delle mount che a me in PvP non è mai piaciuta, però ci sono comunque delle soluzioni a questo, potrebbero magari mettere delle mount che puoi utilizzare solo se non sei flaggato per i PvP, quindi se stai facendo PvE magari le usi. Non so, stanno ragionando comunque su questo, hanno detto che forse potrebbero mettere magari del buff, un po' di speed magari ai personaggi mentre sono in fase di exping. Vedremo come risolveranno questa cosa perché diciamo che è stato un problema un pochino sentito durante la beta, proprio quello degli spostamenti e del fast travel che spesso e volentieri ha dei cooldown lunghi perché bisogna aspettare un'ora per tornare in locanda, mentre per quanto riguarda i vari spostamenti in giro per la mappa si utilizza l'Azot, che è una unità, alla fine una moneta si può dire, queste sono queste boccettine azzurre che tu vai ad accumulare, le accumuli praticamente facendo content nel gioco, ti vengono date comunque facendo cose, però diciamo che ecco, è un attimo costoso, conviene lo stesso utilizzare sempre il fast travel perché comunque di Azot ne avrete quasi sempre in abbondanza, anche se io una certa l'avevo finito, però diciamo che secondo me la meccanica di fast travel può essere migliorata. Un'altra cosa che secondo me dovrebbe essere migliorata sono assolutamente le quest. Le quest sono ripetitive. Gliel'avevamo già detto in realtà durante la preview, perché diciamo che le quest, ecco, non sono cambiate tantissimo. Sono sempre quelle: uccidi Pinco, riporta Tizio. Quindi ecco, le quest dopo un po' risultano veramente molto ripetitive. La fase del leveling a me è risultata un po' noiosa per quanto riguarda le quest, ecco. Infatti ho preferito spesso e volentieri livellare magari dedicandomi al craft, che sembra assurdo perché io solitamente nei giochi non dedico molto tempo al craft, ma il craft di New World è fatto veramente bene, ragazzi, è incredibile, ha una profondità veramente stupenda, cioè è profondo perché praticamente voi avrete le professioni di lavorazione dove dovrete ad esempio lavorare le pelli che avete raccolto con il gathering. Una volta che queste pelli ad esempio le avete lavorate, potete andare nella professione giusta, quella della sartoria o quella del laboratorio in base a quello che dovete fare, per poi craftare l'oggetto che vi serve. Quindi il craft passa per tre processi: abbiamo appunto il gathering, abbiamo la lavorazione del prodotto e poi abbiamo il prodotto finale che deve essere craftato, e è fatto veramente molto bene, io mi sono divertita tantissimo a gatterare, lavorare e craftare cose in giro, quindi penso che mi dedicherò molto anche al craft durante la release, cosa che non credevo avrei fatto perché solitamente non sono una che crafta granché, di solito io mi butto a fare PvP, un po' di PvE se mi gira e poi il craft lo lascio stare, invece credo che sto giro farò veramente molto anche craft perché ci sta, è molto bello.
Il gioco è palesemente un mix con un survivor. Non so se nei loro progetti iniziali c'era l'idea di fare effettivamente un gioco survivor, perché sia il modo in cui livelli le armi che il modo in cui magari metti alcune statistiche ricorda un po' i survivor stile Ark, Survival Evolved, pensavo appunto a quello dei dinosauri, e anche il fatto che tu puoi mettere il camp, c'è questo camp che tu puoi costruire fin dai livelli bassi, che tu puoi utilizzare poi per teleportarti anche più velocemente nei vari posti, infatti viene utilizzato anche per velocizzare i fast travel, e in più ci si può anche craftare qualcosina in questo camp, non tanta roba, però un po' di cose di cooking, gli accessori che poi servono magari per il gathering, quindi diciamo che col camp si possono fare molte cose. E questo mi ricorda un po' i Survivor e non è una cosa negativa, anzi, bello, bello, mi piace che ci sia anche questa possibilità. Tornando a parlare di qualcosa che forse non dà proprio un feed totalmente positivo, il combat, benché, come vi ho detto prima, a me piace tantissimo, può diventare un casino se una persona lagga. Perché se una persona lagga, se il server lagga, comunque se si alza il ping, sarà molto complicato, sarà difficile riuscire a parare al momento giusto, schivare al momento giusto, e quindi si prenderanno un sacco di botte, sia in PvE che in PvP. Il gioco è molto molto sensibile al lag, quindi se non avete una buona connessione, probabilmente non avrete un buon feedback dal punto di vista del combattimento, purtroppo. Una cosa importantissima del gioco sono le fazioni, perché il gioco ha 3 fazioni. Abbiamo i Syndicate, i viola, abbiamo il Patto Covenant, che sono i gialli, e abbiamo i Predoni Marauders, che sono i verdi. E praticamente si combattono l'uno contro l'altra per l'egemonia del territorio. Si cerca di conquistare più territori possibili, perché in base a quanti territori hai, o a più che altro in base a quanta influenza hai su quel territorio, puoi poi conquistare le varie fortezze che ci sono sopra e prendere alla fine il controllo della città. Prendere il controllo della città si traduce nel pagare meno tasse. Quindi vuol dire che potrete pagare meno tasse per craftare le cose che volete fare e soprattutto per vendere e comprare all'asta. Quindi in generale, ecco, io ad esempio che ero nei Covenant, nel patto, nei gialli, non avevano territori purtroppo nel server dove sono io, e quindi pagavo il massimo per quanto riguardava tutti i craft, tutta la compravendita, l'auction house. Considerate che ogni città ha la sua auction house, è diversa appunto per ogni zona, perché appunto ci sono queste conquiste territoriali dove poi la gente può vendere i propri prodotti. Puoi venderli anche in una città che non è stata conquistata da te, dalla tua fazione, però pagherai molto di più. Pagavo delle tasse estremamente salate ogni volta che volevo vendere qualcosa, tanto che alla fine decidevo di scomporle per riprendere materiali piuttosto che dare denaro in tasse alle fazioni avversarie. Un'altra cosa molto importante delle fazioni è il fatto che una volta che sceglierete la vostra fazione potrete sbloccare il ramo delle quest di fazione. Ci sono quest sia PvE che PvP, quelle PvP pagano di più e in base a quelle potrete poi sbloccare e comprare del gear esclusivo, perché ogni fazione ha il suo gear, ha le sue armature, le sue armi, e in base a quanti punti avete fatto potrete poi decidere di comprare cose da lì, piuttosto che craftarle o piuttosto che andarle a droppare magari nei dungeon. Ultime ma non per importanza ci sono le invasioni, che sono degli eventi randomici che accadono all'interno della mappa, di tutte le mappe, e in pratica sono questi rift, li possiamo chiamare, in cui improvvisamente vengono fuori dei corrotti che sono da uccidere. Voi potrete fare tranquillamente gruppo con le persone che avrete vicino, perché solitamente le invasioni richiamano altri giocatori, quindi se non avete un party con cui giocare potrete tranquillamente invitare le persone intorno a voi. Anche se vi consiglio di fare questi contenuti, ecco, magari con gli amici, perché sono più divertenti. Ma in generale New World, secondo me, è più bello giocato con gli amici. Ma diciamo, estendiamo, tutti gli MMORPG sono più belli giocati con gli amici. Perché comunque un gioco come questo, giocato in solo, secondo me non rende quanto giocarlo magari con un party. Più che altro perché in quel modo si riesce a fare anche un po' più di PvP divertente in party piuttosto che l'1v1, anche perché le classi non sono, cioè più che le classi, le armi, perché non ci sono le classi, non sono
pienamente bilanciate. Ci sono alcune armi che sono estremamente più forti di altre, specialmente nell'1v1, mentre altre sono più forti ad area. Quindi giustamente, secondo me, è un gioco che dà il suo massimo nel PvP di party, nei siege e comunque nel PvP ad area. L'1v1 è divertente assolutamente, sono belli da fare, sono carini, però ricordiamoci che comunque le armi non sono pienamente bilanciate. Quindi secondo me lascia un po' il tempo che trova. Molta più soddisfazione nel PvP di party, perché lì appunto c'è anche la gestione, la strategia, la difesa magari di alcuni membri del party piuttosto che di altri. Quindi secondo me viene gestito molto meglio per il PvP di party piuttosto che per quello in singolo. E con questo direi che vi ho intortato abbastanza, vi ho detto abbastanza per quanto riguarda la mia esperienza su New World. Personalmente sono molto gasata, non vedo l'ora che sia il 31 agosto perché, allora, non reputo New World un gioco perfetto, assolutamente, ma lo reputo un gioco con un potenziale incredibile. Secondo me davvero può diventare un MMORPG fatto bene, un MMORPG molto giocato, è stato tremendamente giocato durante la beta. Oddio, purtroppo ci sono state diverse problematiche. La gestione dei server, secondo me, ha peccato parecchio perché, ad esempio, volevo giocare in questi giorni al mattino, ma spesso e volentieri c'erano i maintenance. Io che avevo tempo libero solo al mattino ho detto, ehi, no, non ho potuto giocare. Però va bene, ci stava perché dovevano comunque mettere delle patch per migliorare appunto sia la stabilità che diverse altre cose. Però diciamo che ecco, la gestione dei server non è stata assolutamente ottimale. Ci sono state code infinite, ci sono state molte patch, molti maintenance. Però meglio ora che il release. Quindi se poi la release sarà liscia come l'olio, perché comunque tutti questi test li hanno fatti ora, bene così. Se la release ce la troviamo di nuovo con code infinite, maintenance a go-go, speriamo insomma che non sia così. Però sono mega gasata, non vedo l'ora che esca il gioco, so già che sarò in astinenza per tutto il mese finché non uscirà New World. Non so, fatemi sapere le vostre impressioni, come vi siete trovati, sono curiosa di sapere, ecco. Ah, e poi, cosa importante, se volete andare sul server italiano, sappiate che è stato scelto Inferni. Inferni è il server che è stato scelto per la community italiana, quindi se cercate altri compatrioti li trovate di sicuro lì. Con questo io passo e chiudo, spero che vi sia piaciuto il video, che vi sia stato utile se avevate dei dubbi o delle domande appunto sul gioco, e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti, buon divertimento!